Buonasera a tutti, ero a spasso per questa magnifica città che è Vienna e mi è venuto in mente, visto che c'è il Duomo, che è bellissimo, ho visto una figura, una rappresentazione pittorica della Madonna e mi è venuto in mente proprio il canto della Divina Commedia dedicato alla Madonna, l'ultimo del Paradiso, quando dice la sua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. Dante quindi voleva dire in quel passaggio che la Madonna conosce già quello di cui noi abbiamo bisogno e che quindi non c'è bisogno quasi di intercedere presso di lei. Poi la chiama anche termine fisso d'eterno consiglio. E personalmente, ora, a prescindere che uno sia cattolico o meno, secondo me la Madonna rappresenta proprio l'amore femminile, l'amore che dà la vita, quindi quello che Freud chiamava l'eros, quindi questa forza incredibile, benevola, che ci spinge ad andare avanti e che ci permette anche di creare tante cose belle, di donare amore agli altri, perché purtroppo qualche volta la nostra società si spinge verso un edonismo, un egoismo che certamente non ci è di aiuto. Oltretutto ci stiamo sbilanciando molto sull'apparire anziché sull'essere, però io credo che quella forza ognuno di noi ce l'abbia e che dobbiamo essere in grado, soprattutto nelle situazioni non facili, di poterla tirare fuori e esprimerle. Perché che cos'è che ci fa risolvere un problema? È proprio la creatività, cioè questa cosa che, ecco, è passato uno stupido, è proprio questa cosa che la creatività ci permette di risolvere tanti problemi. Invece quando rimaniamo focalizzati sul problema, sulla razionalità, diventa molto molto difficile. Per cui era questa la riflessione che facevo, quindi bisogna credere sempre in una forza benevola che al momento magari non siamo in grado di capire, ma che ci fornisce proprio tutto quello di cui abbiamo bisogno in quel momento. E la vita infatti ci risponde col tempo, non ci risponde certo immediatamente. Quindi se al momento possiamo essere disperati, sicuramente ci sarà un momento in cui quella situazione riusciremo a capire perché ci è capitata quella cosa e per quale motivo ci è servita. Io vi saluto e vi invito a seguirmi sempre sul mio canale TikTok, anche sull'altro canale, e di iscrivermi per consulenza online sulla mail indicata e a contattarmi anche telefonicamente. Un abbraccio e a presto.